Esattamente dell'amore. E voi? Se chiedete a qualcuno in giro vi darà sempre le solite risposte, scontate e un po' datate anche. Vi porto qualche esempio. Risposta numero 1.
L'amore è qualcosa che non comprendiamo, ma che ci fa battere tanto forte il cuore. E che non lo comprendo, è infarto. Risposta numero 2. L'amore è ciò che rende possibile l'impossibile. In che senso impossibile? Cioè nel senso guardare sabato sera con lei una puntata di Un posto al sole? Perché quella è impossibile se lo chiedete a me. Oppure, risposta numero 3, il capolavoro. L'amore prima o poi arriva per tutti. E come cagata non è neanche tanto male, però state attenti perché è un po' infida. Vi spiego, tutti voi in fondo al vostro cuore lo sapete, anche chi è troppo buonista per ammetterlo pubblicamente, che non tutti troviamo l'amore nella nostra vita. Ci sono delle persone talmente brutte o talmente poco interessanti da essere condannate alla stessa vita sessuale che potrebbe avere un armadio componibile IKEA, magari pure con le istruzioni sbagliate. Alcuni sono troppo timidi, altri troppo sfortunati. La verità è sempre quella, non tutti troviamo l'amore nella nostra vita. Sia chiaro, per quello che mi riguarda, quella di essere single è una scelta precisa. Degli altri, per carità, per la maggior parte delle volte la cosa non mi pesa molto, anche se effettivamente ci sono dei periodi in cui mi sento un po' solo e cerco di convincermi che effettivamente una vita da single è molto più conveniente di una vita di coppia, inutilmente. Il mio problema è che sono veramente timido e mi imbanano ogni volta che cerco di corteggiare qualcuno. Laddove ci sono dei ragazzi della mia stessa età che con delle battute d'abordaggio brillanti fanno centro al primo colpo, io affondo, balbettando, sputazzando, starnutendo, e poi col polline primaverile è tutto un dire. Però, a pensarci bene, io un'opinione dell'amore me la sono anche fatta. Non è colpa mia se non lo trovo, è colpa degli altri che non mi corteggiano. Quindi sapete cosa vi dico? Che se è vero che l'amore prima o poi arriva per tutti, allora io adesso mi piazzo qua, così, fermo, e aspetto. Oppure il fiore.